zostali. Że musicie wracać do swoich domów. Dovete tornare a casa. Ale chciałbym, żebyście wrócili pełni energii. Però vorrei vedere che torniamo pieni di energia. I chciałbym jeszcze tą kropkę na i postawić. E mente la famoso puntino sopra. Dlatego po pierwsze bardzo wam dziękuję za to, że przyjechaliście tutaj. Grazie tantissimo che siete venuti qua. Że zainwestowaliście swój czas z weekendu. Investito il vostro tempo della vostro del vostro fine settimana. Żeby być tutaj razem z nami. Per essere qui con noi. Chcę, żebyście wiedzieli, pamiętali o tym zawsze. Gradisce che vi ricordate sempre. Że Colu International jest to wasza firma. Che Colu International è nata la vostra firma. Nie tylko nasza. Non solamente loro. Chciałbym, żebyście czuli się bardzo ważną częścią tej firmy. Gradisce che ci sentiamo una parte importante di questa azienda. Dzisiaj podjąłem decyzję o tym, żeby włączyć dla was Welcome Program. Oggi ha deciso di inserire questo programma Welcome. Benvenuto. Słuchałem tych pomysłów, które zgłosiliście, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o komunikację. Quelle che riguardano la comunicazione. W najbliższym tygodniu to zrobimy. E in settimana prossima settimana lavoreranno, lo faranno. Chcę wam powiedzieć o tym, że strona internetowa jest la już pagina di internet. Raz jeszcze powtórzę, jest już bardzo dobra. Buona, è tradotta, è completa. Ona nie jest idealna jeszcze. Non è ancora ideale. W języku włoskim. Chiaramente in italiano. Jeżeli znajdziecie jakiś błąd, proszę zgłoście to. Se troviamo qualche errore di scrittura, di spiegazione, loro sono aperti a qualunque suggerimento. Chcę was zapewnić, że już nigdy więcej nie dostaniecie newslettera w języku polskim. E ci assicura che non riceveremo più il newsletter in polacco. Już umówiliśmy się z Cinzią i z Moniką. Umówiliśmy się z Cinzią i z Moniką. Sono già accordati. Zizą. Sono già accordati con Isabella. Będziecie dostawać newsletter w języku włoskim. E avremo il nostro newsletter in raz w tygodniu. Una volta alla settimana. Następna rzecz, mówiliście una cosa importante. O rabacie, o rozliczaniu waszych prowizji w postaci rabatu. Już na gorąco. Już w tym momencie włączyliśmy 60% dla was. Nie 50%. Już to działa. W trakcie dzwoniłem do moich programistów. Sprawdzimy, czy możemy dać wam jeszcze więcej. W pierwszym kwartale damy wam możliwość rozliczania waszych prowizji na kartę. W pierwszym trimestre già faranno. Ho perso il filo, faccio aspetta. Na kartę Mastercard. La famosa la carta di pagamento. Natomiast teraz. Ma adesso. Chciałbym szczególnie podziękować tym osobom, które. Soprattutto vorrei ringraziare le persone. W sposób szczególny przyczyniły się do tego, że Colu International. Che il Colu International hanno partecipato. W Italii rozwija się tak wspaniale. Che Colu International Italia si sta sviluppando nel modo così speciale. Powiedziałem wam o tym, że wszyscy w Colu International jesteśmy partnerami. Tutti nel Colu International siamo partner. Ale w zależności od wyników, od però chiaramente a od obrotów, base di quello che produciamo, nostro giro d'affari, che chiamiamolo pure così. Niektórzy awansują na wyższą rangę. Cresce, alla carriera professionale. I tym osobom chcemy szczególnie podziękować. Quelle persone vogliamo chiaramente un grazie particolare, ringraziare in modo particolare. I mamy taką tradycję, że osoby, które awansują. Osoby, które awansują, nagradzamy. Che le persone che fanno questo passaggio di grado le ringraziamo. Wręczając im dyplom. Dando loro un diploma. Oraz specjalną odznakę, specjalny pin. E anche un riconoscimento, un segna, quello da Asma. Który mam nadzieję będziecie z dumą nosić w klapie swojej marynarki. E speranza, ma che porteranno sempre con loro, esposta. Więc w tej chwili szczególnie chciałem podziękować. In modo particolare ringraziamenti a. I zaprosić na środę. E invitare vicino a Bernard. Panią Monikę Sironi. Monika Sironi. Wielkie brawo. Monika Sironi jest menadżerem. Menadżer Monika Sironi. Zdobyła rangę menadżera. Menadżer vero. W związku z tym szczególnie ci, Moniko, dziękujemy. Ti ringraziamo in modo particolare. Wybacz, że ten dyplom jest w języku polskim. Dyplom ancora in polacco. Farò un corso in polacco. Qui ci organizzeremo per un corso. To jest pin. Pin odznaka. Moniko. Ce lo fai tu, Moniko. Który. Volentieri. Pozwól, że ci
Batman. A nome Zane. Vabbè. Non capisco. Un corso di polacco perché Marcello abita a Lumezzane, montagna, l'aria fresca. Altri quali. Grazie. Chciałem teraz na scenę zaprosić. Witamy w parku scenico. Kolejne osoby. Le persone. Cię tutaj grazie. Które awansowały na jeszcze wyższą rangę. A no, ty non tą rangę, ancora più alto. Mamy na sali dwie takie osoby. Abbiamo due persone così qua in sala con noi. To jest oczywiście nasza kochana Cinzia. Zapraszam. Oraz jest to Izabela Montegasta. Izabela Montegazza. Mantegazza. Proszę. Grazie. Cinzia Tarabellonci. Razem z Jarkiem. Razem z Jarkiem teraz przypniemy, to jest nasz ulubiony moment. My bardzo lubimy przypinać te ordery. Przypniemy wam od Mati, Leader Conway International. Leader Conway International. Grazie. Zapraszamy Monika. Dziękuję bardzo. Vorrei dire una cosa, visto che ho avuto questo premio e vorrei condividerlo con tutte le ragazze che sono nella mia struttura, che sono tante, e sono venute oggi, quindi vi ringrazio per il lavoro che voi fate ogni giorno e quindi che contribuisce a farmi salire comunque di rango e di livello. Sono molto fiera di voi, ve lo dico sempre, spero che voi possiate continuare sempre così. La settimana scorsa un'altra ragazza nella mia struttura è diventata manager, quindi vorrei comunque chiamarla e presentarmela perché, vabbè, lei è Monica Pepino. Mi sembrava giusto. Tra l'altro vi vorrei proprio portare l'esempio di Monica, che è molto importante, perché... Monica che, vabbè, nonostante io avessi spiegato a Monica tante volte il business, non si era mai molto attivata, era solo partner, comprava per sé, eccetera. Poi finalmente ha deciso di partire e quindi durante l'ultima promozione ha iscritto 20 persone in 10 giorni. E quindi è riuscita praticamente quante da persone, 20 in 10 giorni e ha fatto a fare a tutte quante l'ordine. I must very important thing. Una cosa molto importante. Wszystkie osoby, które dzisiaj zaprosiliśmy na środek i udekorowaliśmy. Tutte le persone che abbiamo invitato al centro e abbiamo. Są to osoby, które otrzymały rangę posiadaną. Sono le persone che hanno, insomma, hanno ricevuto. Jest to ranga posiadana. E la ranga che hanno già possedeva. Co to oznacza? Już wyjaśniam. To oznacza, że
Minęło 14 dni od momentu, kiedy otrzymałyście tą rangę i ta ranga się uprawomocniła. Cioè, sono passati 14 giorni da quando l'hanno ricevuta e si è legalizzata. Ja wiem, że są na sali tak wspaniałe osoby. Sappiamo che in sala ci sono delle persone bravissime che hanno già ottenuto risultati praticamente. Które będziemy mogli udecorować. Potremo premiare. Które będziemy mogli udekorować. Kiedy minie te 14 dni od momentu awansu, bo wtedy system zalicza tą rangę jako rangę nieutracalną, czyli taką, którą zachowujecie już zawsze, kiedy współpracujecie. Ale z tego miejsca dziękuję, grazie. Brawo dla was wszystkich. Applauso per noi tutti. Za chwilę przejdziemy do dalszej części, natomiast osoby, które muszą wyjść, co rozumiem oczywiście. Jeżeli tak, to dziękuję wam bardzo i do zobaczenia. E alla prossima volta. See you again. Ciao. Co się wiąże z tymi rangami, z tymi odznakami? Cosa significa? Cosa è collegato con tutti questi riconoscimenti, titoli, spilli? I jakie korzyści z tego wynikają? E che alla fine vantaggi ci sono per noi, cioè non è solamente questo simbolica. Dlatego teraz wyjaśnię. Allora adesso Berna ce lo vuole spiegare. Każda z pozycji wiąże się z korzyściami, oczywiście z wyższym wynagrodzeniem, z wyższą prowizją. Ogni posizione che si occupa nel college international chiaramente è collegata con anche un guadagno maggiore. Ale również ze specjalnymi przywilejami, benefitami. Ma anche con i benefici particolari che arrivano da quella posizione. Które z tymi pozycjami są związane? Powiedziałam. Niedawno wprowadziliśmy nowe premie, które nazwaliśmy premią menedżerską. Allora, ultimamente abbiamo inserito nuovi premi che abbiamo chiamato premi di manager. Wyjaśnij, na czym to polega. Spiega cosa consiste. Otóż nowa osoba, la persona nuova, która awansuje na rangę menedżer, che diventerà manager, i na przykład dokona tego w 30. okresie rozliczeniowym. E per esempio lo realizza nel 30. periodo di calcolo. Zostaje zakwalifikowana do specjalnej premii menedżerskiej. Diventa, cioè è qualificata direttamente a questo premio di manager. Od momentu awansu. Dal momento di questo passaggio, questo passo. Jeżeli w ciągu 8 okresów rozliczeniowych. Se in arco di 8 periodi di calcolo. Powtórzy tą rangę 5 razy. Ripete questo passo, modo di diventare manager, 5 volte. Czyli tym samym pokaże nam, że jej obrót jest stabilny. Perciò dimostra una certa stabilità, diciamo, nel suo giro d'affari. Otrzyma specjalną premię. Riceverà premio da mettere di. W wysokości 400 punktów prowizyjnych. 400 punti di provisione. Czyli razy 1,25, czyli to będzie 400. 1,25 euro. Dokładnie, 500 euro. Czyli 500 euro premii jednorazowej dla tej osoby. Una volta sola. Premio proprio di capita una volta sola quando accade questa cosa. Kolejną premią jest premia lider. Poi c'è la premio per il leader. I to samo dla każdej osoby, funzionamento è così, która awansuje na rangę leader i utrzyma to przez 5 razy. Sempre la persona che è diventata leader e poi per minimo 5 periodi di calcolo rimane leader sull'otto. Ta osoba otrzyma od nas specjalną premię 1000 punktów prowizyjnych. 1000 punti di provisione. 1200 euro. Czyli 1200 euro za awans na tą pozycję. Il rango che si raggiunge deve essere per la prima volta o anche chi lo era già prima di questo periodo? Il rango, który się otrzymuje, który zdobywasz, pierwszy raz to musi być, niepowtarzalne. Tak. Solamente la prima volta. To ma być ranga zdobyta pierwszy raz. Deve essere acquisita per la prima volta. I utrzymana przez 5 okresów rozliczeniowych. E mantenuta minimo 5 sull'otto. Z 8 licząc do przodu. Chiaramente andando avanti. Proszę. Przepraszam, nie otrzymał tą rangę, to już się nie kwalifikuje. Dokładnie tak jest.
Dokładnie tak. C'è una spiegazione, non so prawo. Prawo nie działa wstecz. Przepraszam? Prawo nie działa wstecz. Ok, allora loro hanno inserito questo bonus dopo il 26esimo periodo di calcolo. Quindi chi ha raggiunto la posizione di manager o leader prima, quindi l'ultimo periodo era numero 26, non può partecipare al premio. Quindi dal 26 in poi. Per esempio noi con Cinzia, no. Sì, esatto. Mai. No tac, ale... Sei arrivata troppo presto. Troppo presto. Avrei dovuto diventare vice director. Ale popatrzcie na to troszeczkę inaczej. E dovete vederlo però da un'altra prospettiva. Że to jest narzędzie i myślę, że Cinzia to rozumie. Soprattutto la Cinzia sicuramente comprenderà. Że to jest też narzędzie dla was wszystkich. Che un attrezzo per noi tutti, insomma, da. Bo Cinzia na pewno będzie bardzo szczęśliwa, kiedy wy sięgniecie po tą premię. Perché sarà molto contenta per noi quando diventeremo manager. Prawda? Ale nie martw się, Cinzia. Però non devi preoccuparti. Monica è diventata adesso, lei è l'unica può arrivare al bonus manager. Ale nie martw się, Cinzia. Non devi preoccuparti, non dovete preoccuparti. Ponieważ w przyszłym roku... L'anno prossimo... I to już od stycznia. Già da gennaio. Mamy specjalne premie również dla ciebie. Ci saranno premi particolari anche per le persone come Cinzia. Możecie być pewni. Potete essere sicuri. Że my cały czas obserwujemy to, co robicie. Continuiamo continuamente guardarvi. Słuchamy to, co do nas mówicie. Ascoltiamo tutto quello che ci dite. I nie damy wam odpocząć. E non vi lasceremo riposare. Także w styczniu dowiesz się, co przygotowaliśmy dla ciebie. A gennaio, cosa ti hanno preparato? Domanda. Se io divento manager domani. Jeżeli Valeria będzie managerem jutro. Tak powinno być. W 30 okresie. Okay. Per 5 settimane quindi. Ma 4 sono già il mio periodo di calcolo. Cioè se io divento manager domani, in automatico sono manager per 4 settimane. No, non è detto, no. Sai perché? Perché i punti delle persone che sono attive, cioè ognuno ha il suo, almeno quello che io ho capito, poi... Ogni persona ha il suo periodo di attività, quindi se tu sei sotto di me, il tuo periodo di attività scade domani, tu la prossima settimana i tuoi punti io non li ho. E quindi tu potresti perdere, capito? Prova a chiedere se è così. Spiegatemelo bene. Allora, facciamo un esempio. Perché Valeria ha chiesto se uno è manager oggi. Dice gli stand manager? Lo è sicuramente per altre 3 settimane. Bende manager è una stand 4 settimane. Sì, 3, compreso questa, sono altre 3. Però io dico no perché. Perché se lei, che è sotto mia downline, la prossima settimana finisce la sua attività, i suoi punti io non li avrò più nella mia downline, è corretto? E quindi io perdo i suoi punti. Non hai un mese sicuro di... Cioè la prossima settimana? Oggi io ho 3.000 punti. Lei è attiva. Prossima settimana finisce il periodo suo di attività. Non ordina. Da 3.000 sono diventati magari 2.800. È giusto. Jeżeli ktoś nie robi zamówienia, straci aktywność. Se qualcuno non fa ordine, perde l'attività. To wszelkie kwalifikacje na premię ogni są skasowane. Kwalifikacje są automatycznie kasują się. Vedi, infatti. Czyli warunkiem. Czyli la prima cosa che tu devi rispettare. Musicie pamiętać, żeby raz na 4 tygodnie zrobić zamówienie. Dovete sempre controllare di essere attivi. Per 4 settimane io sono manager. O no? Tak?
Vi lascio tutto in attesa. Vediamo di basta che ti riattivi la settimana dopo essendo di nuovo manager. Poi su. Guardate, però un momento di attenzione di capire questo passaggio. La prima domanda. Il punto musici miei sono questi manager. Quanti punti servono per diventare manager? Mille. Dopo anni e ci siamo. Va bene. Co jeszcze musicie zrobić, żeby... Cosa dovete fare ancora per essere manager? Attivarci. Attivność. 50 punti, ok. Co jeszcze? E cosa ancora? Avere due persone, ramo destro e sinistro. Destro e sinistro, perfetto. Due partner attivi. Due partner attivi. 30 okres rozliczeniowy, czyli ten. Ten jest okres rozliczeniowy. Il nostro periodo di calcolo, System zawsze analizuje bieżący okres. Allora, sistema analizza momento di adesso, cioè periodo di calcolo adesso. Oraz poi 3 już zakończone. E 3 finiti dietro. Więc w 30 okresie rozliczeniowym. Perciò il 30 periodo di calcolo. Do tego wyniku. A questo risultato zostaną policzone punkty z tego okresu. Saranno aggiunti punti di questo periodo. 29, 28, 27. Perché finisce? Jeżeli w sumie będzie 1000, se sommando siamo a 1000, oraz te warunki zostaną e saranno questi due aspetti di attività, i due partner manager. Allora, osoba jest manager. E fino a qua la persona diventa manager. Okay. Idziemy però dalej 30. Andiamo avanti, 30 periodo di calcolo. Dzieje się dokładnie to samo. Si ripete la stessa cosa. System cofa się. Sistema va indietro. Liczy ten okres 3. Calcola sempre 3 indietro. I znowu zlicza. E di nuovo mette insieme. Jeżeli jest 1000. Se sono 1000. Oraz jest ta osoba aktywna. E sempre persona. Oraz ma dwóch aktywnych partnerów. Più due partner attivi. Ranga menadżer jest zaliczona. E la menadżer ancora. Ale jeżeli policzy do tyłu. Se contando indietro. I naliczy tam punktów 990. E saranno manco un punto. To nie ma tutaj tytułu menadżer. Non c'è titolo manager. Więc premię menadżera dostanie ta osoba. Perciò il premio riceve quella persona. Która od momentu awansu. Che dal momento di salto, cioè di passaggio di rango. W 30 okresie. In 30 periodo di calcolo. Utrzyma ten tytuł menadżera. Manterrà titolo di manager. 5 razy. 5 volte. Z 8 okresów i co do przodu. 8 periodi calcolando avanti. Czyli w sumie mamy czas do 37 okresu. Cioè, fino al 30 periodo di calcolo. Żeby ja to wszystko 5 razy. Deve ripetere 5 volte. Czyli 3 razy może mi się zdarzyć. Qualche c'è, 3 volte posso non arrivare a quel punteggio. To nie musi być potrzebne. E non deve essere continuo. Non consecutivo. Non consecutivo. To samo dotyczy lidera. E la stessa cosa riguarda lì dietro, che non capisco io. E tu lo raggiungi, tu raggiungi. Avete capito? No, non abbiamo capito. Raggiungi il rango perché non c'è. Sì, e quelle sono d'accordo. Cosa non capite? Ma indietro è perché devono registrare i pagamenti e quindi per quello i punti non sono ancora trasferiti? Ma da che è sperabile? Bo tak jest sprawiedliwie. Perché è giusto così? Perché c'è uno storico. Wyjaśnię dlaczego. E adesso chiarisce perché indietro calcola. Bo system bierze pod uwagę... Perché sistema calcola... Cały miesiąc, nie tylko jeden okres. Allora, calcola tutto il mese, non solamente un per, cioè una settimana, cioè un periodo. Un popatrzcie na to tak. Guardate così. Najlepszym okresem, jeżeli chodzi o sprzedaż w naszej firmie, jest okres przed świętami. A miglior periodo delle vendite nella nostra azienda è prima di feste. Ponieważ ludzie robią zakupy na prezenty. Perché la gente chiaramente cerca i regali. Załóżmy, że w okresie tym przedświątecznym. Supponiamo che nel periodo prenatalizio, tra festivo. Ja i moja grupa. Io e la mia squadra. W 33 okresie rozliczeniowym. Nel 33 periodo di calcolo. Robimy. Facciamo 1000 punti d'acquisto. Okay. Ale przychodzi 34 okres. Ma arriva 34 settimana di periodo di calcolo. I obrót spada mi do 200. E mi scende calcolo a 200. A później przychodzi pierwszy tydzień stycznia, gdzie wszyscy odpoczywają po świętach. E poi chiaramente la prima settimana di gennaio che tutti si riposano dopo le feste. I zrobię 100 punktów. E faccio solo 100 punti d'acquisto.
Gdyby tylko na tej podstawie zaliczać rangę, se dovremmo guardare solamente in questo modo. Ta osoba oczywiście by ją utraciła. La persona perderebbe la capacità sua di essere. Ale my nie patrzymy tylko na jeden tydzień, ale na cztery. E loro non guardano un periodo, no? Ma więc quattro. Jak się cofniemy do tyłu, e se andando indietro, to wciąż ta osoba zostaje menadżerem. E rimani menadżerem. Czyli bardziej sprawiedliwe jest przeanalizowanie nie tylko jednego tygodnia, ale czterech. Perciò loro calcolano e guardano sempre non un periodo di calcolo, ma sempre quattro. Ma to nam daje obraz. Perché così hanno una, un quadro completo, veritiero, del lavoro. Popatrzcie na to tak. Guardate così. Aktywność robimy na 4 tygodnie do przodu. Attività la facciamo per 2 settimane in avanti. A o tym, jaką mamy rangę, jaką prowizję, decydują wyniki z 4 tygodni licząc. Che rango abbiamo, che grado abbiamo, sono 4 settimane indietro. Przeanalizujcie to i zobaczycie, że to jest po prostu sprawiedliwe. E che se si riflette un attimino vedete che c'è una certa giustizia, no, in un trattamento così. Rozumiecie teraz? Più chiaro così? No dobra, przejdźmy dalej. W takim razie kolejne pytanie, bo to widzę, że jest to część, która... Allora, secondo me noi non ci arrendiamo, nel senso che visto tutte le cose che abbiamo impostato, la Cinzia ci farà una, un incontro solamente sul spieghiamo sì, a... prima devo capire. Deve capire, ha detto Eva prima, ha detto che deve studiare, crescere, informarsi, è il nostro leader. Mam taką prośbę, zadawajmy pytania pojedynczo, dobrze? A ja przetłumaczyłam, że tego co nie wiedziałam. To Cinzia się dowiedziała. Dzieciom przy szkole. Dokładnie, tak. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Le domande, ragazzi, le domande. O produkty albo o biznes. Qualunque tipo di domanda, che riguarda business, che riguarda prodotti, che riguarda numeri di telefono, quello che volete. Powiedzieliście, że nas nie wypuścicie, jeżeli nie odpowiemy. Ho detto che non li faremo uscire se... Diciamo così, che prima ci hanno distrutti, no? Pytajcie, fate domande. To pytajcie, proszę. Dlaczego glielo richiediamo? A ja im powiem. Dlaczego glielo richiediamo? A potem idzie. Czy są jakieś pytania? Dopo richiediamo. No, wow. Domande... domande qualunque tipo qualunque di domanda. Ah, siamo già a disposizione. Ecco, vai, abbiamo un foglio. Ecco. No, la Cinzia, dai Cinzia. No, no, vai tu qui. Due fogli di domande. No, 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 mai quella più. No, fai tu Green tanto. Questo l'abbiamo già detto. Comincia tu, dai. Abbiamo la vitamina C, per favore. Ma l'hanno tolta dal mercato adesso. E quindi è per quello che non ne ha parlato. Attenzione, le notizie della vitamina C. Che cosa la gatta cova? Chiedete bravi questo. La vitamina? La domanda precisa è tolta. Cosa succede con la vitamina C? Sì, questo non può. Vitamina Xebzelu. Io ad esempio ce l'ho qui ancora. Ecco, c'è qui che una è chiusa e l'altra. Yes, experimentum scalifiatore. Allora, soprattutto un esperimento sulla signora, due miei clienti hanno questa situazione. E che la signora mi ha un po' di vitamina C. Per cui mi piacerebbe dare la giusta risposta. Nikt jeszcze nigdy. Nessuno prima takiego produktu nie próbował wdrożyć. Ha tentato di costruire un prodotto così, così dure. Allora, ah, eccolo. Il nostro dentifricio. 100% biomasy. To jest 100% biomasa. Żadnych konserwantów. Senza conservanti. Ona ma się w założeniu naturalnie konserwować sama sobą. Deve conservarsi in teoria da se stessa, senza contaminità. Bo przecież to jest kwas ascorbinowy. Perché comunque un acido. Podjęliśmy technologię spożywczą. Allora, hanno usato la tecnologia alimentare. Która polega na napełnianiu tych tub. Che cioè in pratica è riempire il tubicino. Taki sam sposób jak się napełnia. Come si riempie? Majonez w tubie. Majonezę. Pastę kawiolową w tubie. Pasta caviale, cioè caviale. Pastę z tuńczyka. Tutte le creme diciamo alimentari. Wydawało się, że będzie ok. E sembrava che doveva funzionare così. Nie jest ok. E loro stessi sanno che non è ok.
Gazy spożywcze. Che ci sono i gas alimentari. Za pomocą których się napełnia pastę z kawioru. Con quali si utilizza nel riempimento di caviale. Tu się nie sprawdziły. Qui non hanno funzionato. Te tuby puchną. E si gonfia questo tubicino. One mogą nawet eksplodować. Esplodono anche. To jest scena eksperymentu. E questo purtroppo è un rischio quando si sperimenta. Ja polecam te witaminy, które macie. Allora, le vitamine che avete acquistato. Błyskawicznie zjeść. Possibilmente consumarle velocemente senza. One nie są zepsute. Cioè non sono andate a male. No. One sono pełnowartościowe. Non scendono neanche. No, la mia continua a uscire. No, no, io ho provato a prenderla, ma si è attaccata. Sì, mi è proprio scelta. 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 Reclamo. Ah, posso ridarvela indietro? Momento. To jest eksperyment na skalę światową. È un esperimento sulla scala mondiale. 100% winę za jego podnoszę ja. 100% di colpa è di me. Proszę. Wyciągnijcie jajka i pomidory. Tak, mamy już jajka i to jarka winna. Głowa, pomidory. To matina. Drodzy przyjaciele, cari amici, jeżeli coś się dzieje pierwszy raz na świecie, se la prima, se qualcosa accade per la prima volta al mondo, to się mogą zdarzyć. Può succedere, può succedere. Poprawimy tą witaminę. Miglioreremo, la miglioreremo. Wróci do was taka powinna. Wszystkie reklamacje przyjmujemy bezwarunkowo. Nikomu nie odbierzemy punktów za jej zakup. Punkty zostają. Punti rimarranno come sono. Prowizje wypłacone. Anche le provvigioni. A produkty najchętniej wyślemy inne w zamian. Prodotti, insomma, quelle che abbiamo comprato. Ce le mangiamo. Ce le come sono. Sì, sì, sì. No, però se ce le mangiamo con 10 vitamine C. No, le puoi restituire. Ja może powiem jeszcze, co technicznie się odbywa. Cioè, tecnicamente. Ponieważ najważniejsze dla nas jest to, żebyście byli zadowoleni. La cosa numero uno è essere soddisfatti. Wiemy o tym, jaki jest problem z witaminą. E sanno benissimo il problema della vitamina C. Dlatego nie wprowadzamy następnej partii. E per quello che non hanno inserito una nuova, diciamo, una nuova partita della vitamina C. Jeżeli ktoś z was jest niezadowolony. Se qualcuno non è soddisfatto. Proszę, zróbcie zdjęcie produktu. Fate la foto del prodotto. Stanie, jakim on jest, tak? Così come si trova al momento. Napiszcie maila do na office @maopacolointernational.com. Reklamacje. Della mail. Wymieniamy produkt. I możemy albo wymienić na inny produkt. O si cambia con un altro prodotto. Możecie, jeżeli macie ochotę, poczekać na witaminę C, tą se właściwą no, i wtedy wam wymienimy. Attendete la vitamina C, quella che arriverà e sostituite. To jest kwestia około 2 tygodni. E queste due settimane. Albo trzecia opcja to jest pieniądze, które zapłaciliście za ten produkt, skierujemy do waszego wirtualnego portfela. Finiranno nel vostro portafoglio virtuale. Czyli będziecie mogli zapłacić za inne zamówienie. Oddamy wam te pieniądze. Ci danno raz indietro non i soldi. Rimborso, insomma. Ok? Proszę następne pytanie. Tak, następna witamina C też będzie w tubce. Sarà sempre una confezione comunque tubicino. Ale opakowanie będzie zafoliowane. Però c'era una confezione con una foglia aggiuntiva, penso per conservare meglio. Due settimane. Będziemy tak długo pracować nad tym produktem? Ci lavoreranno così lungo su quel prodotto? Dopóki nie stworzymy produktu, który w 100% spełni wasze oczekiwania. To jest teraz dla nas priorytetem. Bo tak jak mówił Jarek, jest to produkt wyjątkowy. Jesteśmy pionierami. Siamo proprio pionieri. Jeżeli chodzi o wprowadzenie tego typu produktu na rynek. Per inserire quel tipo di prodotto sul mercato. Scrub della linea, cioè l'altro, no, scrub, body scrub,
Skrab jest kolejnym produktem, którego zatrzymaliśmy sprzedaż. Un altro prodotto che è stato fermato. Dlatego, że wśród produktów o doskonałej jakości trafiały się takie, których formuła nie spełniała waszych oczekiwań. One były rozwarstwione. Dlatego powiedzieliśmy produktowi poprawcie formulację, dovete prima migliorare, tak aby nie trafiały się che non deve succedere che ci sia qualche prodotto tego typu produkty z defektem con difetti. Naszym klientom. Niebawem, już za chwilę ten scrub powróci. E dovrebbe ritornare a poco. E l'altro scrub, perché ce ne sono due per il colossale, quando uscirà. Anti-age. È della linea anti-age. Scrub. Body scrub anti-age. When? Z anti-age było bardzo podobnie. Trzech produktów teraz nie mamy. In adesso non ci sono tre prodotti. Anti-age też zostanie wprowadzony na początku grudnia. To jest to, co wam mówiłem. My po prostu was słuchamy. Jeżeli produkt nie spełnia oczekiwań, cioè loro ci ascoltano, quando appena gli arriva zatrzymujemy jego sprzedaż, che non va, fanno la verifica, bloccano. Nawet jeżeli się to dzieje kosztem strat, które ponosimy. Anche se comunque alla fine nie chcemy sprzedawać publi, nigdy nie dopuścimy do tego, żeby mając wiedzę utrzymywać sprzedaż produktów, z których jesteśmy niezadowoleni. Anche se rimettono, però non vogliono venderci prodotto che non funziona. E zawsze laboratoryjnie produkt sterylny. Facendo esperimenti, dice presidente, facendo esperimenti nel laboratorio, il risultato non è sempre lo stesso come quando va in una fabbrica, insomma in catena di montaggio. Certo. Si comporta diversamente. In realtà, ad esempio, lo scrub non è che non funziona, è che si scioglie. Si scioglie. Però è proprio quello. Si scioglie. Si sopra e la parte corpuscolata rimane sopra. Beh, quello che ha detto prima. Sì, però è tanto liquido. 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 No. Z kosmetykami bywa tak. Con i cosmetici succede così. Falti ad badan. Che c'è una parte, diciamo, di prodotto nel laboratorio per la ricerca. Lo prendono in piccoli miscelnici. E sono nei miscelatori piccoli. 15 litri. Che contengono qualche litro di prodotto. E wszystko jest pięknie. E tutto funziona benissimo. Partia produzione. E dopo è la parte di produzione. Si prendono in ogromni miscelnici. E lì chiaramente i miscelatori sono giganti. Nawet 250 litri. Anche 250 litri. Tam już są inne ciśnienia. E là c'è pressione diversa. Takie rzeczy się zdarzają. E purtroppo si può verificare questi cambiamenti. To nie my jedyni mamy takie dylematy. E non è unico problema di Colway, diciamo, international. To produkcji kosmetyków jest często e przypadku. Nella produzione della cosmetology è può accadere. Ta firma ma pół roku. E questa firma, ricordiamoci che ha comunque sei mesi. Przez pół roku. E in sei mesi. Jeżeli produktów jest 20 kilka. Se prodotti sono 20. A w 3-4 pojawiły się fazy. 3-4 è successo qualcosa, non in tutti, ma è una cosa zupełnie normalne. È una cosa fisiologica, naturale, può verificarsi. My wyjdziemy z tego z fazą, postaramy. E noi tenteremo di uscire con la faccia, cioè salvare la faccia, risolvere il problema soprattutto. Produktu będzie więcej. E i prodotti saranno di più. Kiedy przyjdzie ten moment, że będziemy mieli czas. Che arriverà il momento che avremo il tempo na testy, per testarlo. Na długofalowy proces wprowadzania produktu. Per insomma avere il tempo di processo di inserimento del prodotto. Na wybór pomiędzy licznymi opcjami. Per scegliere tra varie opzioni, ricche opzioni di prodotti. Takie rzeczy już nie będą się zdarzać. Allora lì il rischio di percentuale di non riuscita sarà molto più basso. Wiele osób tutaj ma wieloletnie doświadczenie z kolei klasycznej. Tante persone che sono qui presenti hanno un'esperienza di tanti anni di lavoro con Colway Classic. Więc wiecie, jak to jest z produktami. Allora sapete com'è già. Lata czasami mijają. Ci vogliono gli anni. Zanim się dopracuje idealną procedurę. Per arrivare a una procedura ideale, formulazione perfetta. To jest normalne w kosmetologii. È normalissimo, fa parte del gioco. Trochę gorzej supplementa diety. È ancora più complesso e delicato con integratori alimentari. Tam się nie wolno myć. E lì non si può commettere gli errori. Dlatego vitamina C to jest dla nas prawdziwy problem. La vitamina C è proprio un problema che scotta.
ha letto con un applauso l'esperimento a scala sciatoria. Però era anche un esperimento sulla scala mondiale. Per niente nell'assi a toppe pace, per punto. E questa volta Jarek perdonerà chi l'ha prodotto, che ha messo in pratica. In Italia. E mai più. È minaccioso. Vorrei che Bernard andasse avanti a spiegarci il piano finanziario, perché noi non sappiamo niente. Plan finanziario. We need. Okay. Give next question, please. About super provisioni. About super provision. Super. Because we don't understand. We don't understand. We don't understand. Nie rozumiecie? Я не сильно не тупо Я не знаю ничего, там же продукто. Mi sa. Inizio dall'inizio per un suggerimento, scusatemi. Abbiamo anche i nuovi partner, chi magari non ha cioè proprio nulla. Quindi magari un riassunto, scusa, veloce, un riassunto veloce di come iniziare, quando inizi a prendere le provvigioni, quali sono le condizioni per avere le provvigioni e le condizioni per mantenere le provvigioni e andare avanti. Perciò ci vorrebbe due domande. Szybkie spojrzenie, jak rozpocząć biznes. Właśnie tego, co może mieć, tak jak zastanawiam się, że partnerzy, co mu zostaje w zasadzie w domu, jaka jest prowizja i tak dalej. Mamy taki pomysł. Ciągnę idea. Powinienem właściwie najpierw ustalić to z tymi osobami. Dovrei prima accordarmi con le persone. Ale powiem, jaki mamy pomysł, mam nadzieję, że te osoby idea, się e le persone, diciamo, coinvolte saranno d'accordo. Aby dwie osoby z tych, które są tutaj na sali. Cioè, due persone che ci sono già qua. Cinzia. Izabella. Zaprosić do Warszawy. Mi invitano a Varsavia. Gdzie nagramy takie instrukcjonalne filmy. Film. Una... O tym, jak krok po kroku. Come passo dopo passo. Tłumaczyć ten biznes, inaczej mogę. Spiegare questo business, capirlo, interpretarlo. Oraz jak krok po kroku. E come passo dopo passo. Opowiadać o naszych produktach. Raccontare dei nostri prodotti. Jeżeli byliście na naszej stronie. Se andate sulla pagina di Colway International. To widzieliście pewnie, że mamy coś takiego jak wideoteka. Sicuramente avete visto che loro hanno video. Se vi ricordate proprio quella cosa che io ho fatto, che sono andata a curiosare, poi qualcosa vi ho raccontato. W tej wideotece możecie znaleźć takie filmy, o jakich mówię. Ci sono già i loro film. W języku polskim. In polacco. Angielski. Inglese. Prowadzi po angielsku, prowadzi tą prezentację nasza trenerka z Londynu, Mary Joyce. C'è proprio una coach di lingua, c'è polacca. Mary Joyce. Mary Jones. Oraz w języku niemieckim. C'è in tedesco. Tą prezentację prowadzi Markus i Melanie Gerd z Wiednia. No powtórzę, comunque da Vienna. Ale odczuwamy ogromną potrzebę. Prawiamo proprio bisogno. Podobnie jak wy. Come noi. Aby takie prezentacje były też w języku włoskim. Di avere queste presentazioni in italiano. Aktorki mille villane. Dlatego chcieliśmy zaprosić właśnie Cinzię i Izabellę. Cinzia i Izabella sarebbero prescelte di poter creare. Gdzie nasza telewizja, mamy profesjonalną telewizję filmową. Perché loro hanno una televisione professionale loro, cioè proprio di Colway International. Nagramy taki film w odcinkach. Lo gireranno a puntate. W krótkich odcinkach. Brevi, molto sintetiche. Żebyście byli wasi partnerzy. Che così noi e i nostri partner. Kiedy pojawią się pytania. In qualunque momento di qualunque domanda. Wejdziecie na stronę. Si può andare sulla pagina. Wybierzecie właściwy film. Andiamo a vedere il filmino, insomma, quello giusto. Na przykład jak awansować na rangę. Come diventare. Menadżer. Klikam. Faccio clic i dostaję odpowiedź. No, tutte le risposte che mi interessano. Le domande che si fanno tutti. E vi posso assicurare che io guardate, sono proprio brevi, loro lo fanno benissimo, si capisce tutto. Io proprio non capisco niente di business, qualcosa ho cominciato a capire. Ed è lì che mi sono preparata per riuscire a seguire quello, perché loro tutto quello che hanno detto qui adesso, loro lo ripetono a qualunque presentazione che vanno, è tutto registrato. Sui prodotti, sul come muoversi, su come... tutto. Unica cosa che abbiamo bisogno in italiano. Ci przyjmujecie zaproszenie? Ragazze, accettate l'invito?
non possono dire no, vi linciamo noi. Jeszcze w grudniu. Ancora a dicembre. Nagramy taki film, który będzie taki reżyseremo un film. Tutorialem. Tutorial. Tutorial, czyli instrukcja. Instrukcjoni. Jak poruszać się po stronie internetowej. Come gestire la pagina del computer, insomma, del negozio. Tam już nie będzie aktora, bo nie jest potrzebny. Senza un attore, non c'è bisogno, chiaramente. Na filmie będzie widoczna strona website. Sarà visibile la pagina website. Będą po kolei kroki, co gdzie się znajduje na tej stronie. Passi, cosa devi fare, passo dopo passo, dove cosa trovi. A włoski lektor? È un lettore in lingua italiana. Będzie opowiadał o tym, vi racconterà cosa fare, come guidarsi, non perdersi. Zapewniam was, że nowy rok na pewno l'anno powitamy nuovo, z tymi filmami, z tymi narzędziami. Sicuramente partiremo proprio con il film, questi aiuti che ci avvicinando con l'International. Grazie. Ragazze credono in noi, non facciamo brutta figura, mi raccomando. Muovi Cinzia, se vi dai genio se c'è il nas. Mi scepostaggio, sbattizzavi. Bardzo w was wierzymy. Credono molto in noi. Certo. Ponieważ wy nam dajecie powody. Perché ci sono motivi di crederci. I skoro... E perciò... Rozwinęliście się do takich rozmiarów. Widzę, że wy siete sviluppati fin qua. I widzę tutaj na sali wiele osób o ogromnym potencjale. E qui ci sono tante persone che vede Bernard con tanto potenziale dentro. Skoro tutaj dzisiaj na scenę mogliśmy zaprosić Monikę. E visto che oggi sul palcoscenico abbiamo potuto vedere Monica, Cinzia, Isabella, Monikę. Lorenza. To wiem, że takich osób może być znacznie więcej. Perciò è sicuro che di persone così possono essere molte, molte di più. Ale zdaję sobie również sprawę, ma że musimy wam dać właściwe narzędzia. Dobbiamo avere attrezzi giusti per da utilizzare. Dlatego jesteśmy otwarci. Listino prezzo. Nie ma cennika. Po polsku. Po włosku. Po włosku. Gdzie nie ma? W internecie, gdzie na website, na stronie. Takiego do pobrania w PDF, tak? Tak. Ma c'era una volta. C'era una volta. Był, a teraz nie ma. Nie wiedziałem, co tak jest. Nie wiedziałem. Mam prośbę, jeżeli nie ma... Listino, hanno detto le signore. Nie ma cennika. No. Posłuchajcie, proszę was o to, żebyście to, o czym mówimy dzisiaj, Monika, ok, czy tutto quello che stiamo dicendo adesso? O wszystkich problemach, o brakach. Tutti i problemi, quello che vi accorgete, manca. Zgłoście to do Cinzi. Tutto va alla Cinzia. I do Moniki. E Monika. Isabella. Isabella. I do Izy, oczywiście, do Izabeli. I oczywiście wyślijcie to do nas. E chiaramente dopo la ragazza lo raccoglierà. Kolejne tematy będziemy realizować je po prostu od haczy. E dopo pian piano con elenco, insomma. Una volta. C'è wszystkie Little Catalog, reklamy, papierowe. In italiano, po włosku. W swoim czasie. Ale które reklamy? O czym mówimy? Nasze... Dile che noi abbiamo bisogno delle brochure in italiano. La signora mi ha dato, perché pani mi dava. Quindi przyjechały polskie a me avete mandato un bellissimo catalogo. A me se ne fa mosco. E delle brochure. Quindi in Italia. Abbiamo bisogno. Brochure? Le brochure. Già in action, anche loro? Ok, wszystko po kolei będziemy wam dostarczać. Każde narzędzie. Tutto pian piano, uno alla volta arriverà. Po kolei będziemy tłumaczyć i dostarczać wam w języku włoskim oczywiście. Traduranno, chiaramente in italiano. Dzisiaj przywieźliśmy wam plany. Oggi hanno portato piano finanziario. W poniedzieli już od poniedziałku będą znowu katalogi w języku włoskim. E ci saranno cataloghi in italiano. Następnym krokiem, rozumiem, jest stałą lotkę. Poi passo prossimo, chiaramente, tutte le brochure. Zabrała, ale kiedy będziemy mieli tłumaczenie? Nie, ona jest gotowa. Jest w produkcji nawet. Tak. E già in produzione, dzisiaj. Otrzymałem informację, że Iza już przetłumaczyła, czyli ta ulotka jest w produkcji. E già in produzione, confermato. Czyli kwestia około tygodnia. Forse una settimana. Tą ulotkę również dostępną. Avremo già un volantino così. No, lei ce l'ha. Io per tre volte ho ordinato, volevo ordinare campioni e non c'era. C'era, poco lei pani starava si zamówice brutti e non było. Non erano disponibili. Non c'era. Tanto si erano per i capelli.
I nie było. Był taki moment, że brakowało nam próbek. C'era un momento che mancavano campioncini. Poniedzieli próbki wszystkie będą dostępne. Dopo domenica saranno tutti disponibili. Pakowane w zestawach. E saranno confezionati. Będziemy mogli kupić taki set, taki zestaw z każdego produktu po jednej próbce. Ci sarà per ogni prodotto un campioncino. W przyszłym tygodniu. Settimana prossima. Allora, ci sarà possibilità di acquistare proprio un set, di avere una provetta per ognuno dei prodotti. Era quello che volevo dire. Un set misto. Sì, bello. È noto che su molti foglietti che accompagnano i prodotti, alcuni sì, sono con in inglese. Vinstrukcja, instrukcja, instrukcja, się będą szkolne. Są tylko po angielsku, po polsku, a brakuje po włosku. Into the product. Mm-hmm. Non sono tutte le istruzioni in italiano. Mm-hmm. Ad esempio con la MID. La MID è non instruction in Italia. Ale nie we wszystkich. No, no, in tutti dicono, perché a campione in qualcuno. Niektóre rzeczywiście tak jest. Anche gli Omega, la spiegazione in inglese, no. Poi sono scritti male. Addirittura in inglese sono napisane, tak, ma bardzo, bardzo za małe litery. Cioè, davvero devono dare quella lente per capire. Ok, przyjmuję tą uwagę. Przyjmuję tą sugestię. Si può fare promozione sui social? Czy można reklamować się i własną aktywność w social, Facebook, tak, wszystkie inne platformy? Sì. Możecie się reklamować. Possiamo fare qualunque tipo di azione. Możecie pokazywać, możecie zakładać swoje fanpage. Possiamo farci vedere la nostra pagina fanpage, su Facebook, qualunque cosa. Swoje blogi. Nostri blog possiamo utilizzare. A nawet swoje strony. Ma anche la nostra pagina sono personale. Na których będziecie podpinać swoje linki partnerskie. Che poi potremo inserire anche link di partner. Jedyne na co nie pozwalamy, na co się nie godzimy. Unica cosa dove non siamo d'accordo. To kupowanie od nas produktów i wystawianie ich w swoich sklepach. Che non si può comprare, diciamo, prodotti di Colway International, ma penso anche Colway Classic, e mettere nella vetrina dei propri negozi. Podobnie jak nie akceptujemy sprzedaży na eBay. Fizycznie. Nie akceptujemy sprzedaży na eBay na portalach aukcyjnych. E non vogliono portali quelli dove vendita, diciamo, quelli non possiamo entrare noi, i nostri prodotti vendere tramite eBay o altri. Portali, diciamo, di vendita. Zdarzają się oczywiście osoby, które mimo tego, że zakazujemy tego w regulaminie. Purtroppo ci sono le persone che anche sapendo di queste regole non rispettano. Łamią te zasady. Są takie osoby, które łamią te zasady. Sì, spezzano le regole, non rispettano le regole. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że nie godzimy się na to. Però non è una cosa accordata. Posso promuovere il marchio. No, posso far collegare col mio link, sì, però non puoi vendere, tipo se hai un sito internet, non puoi vendere direttamente il prodotto. Ma neanche metti il link in un negozio, sì. Però, tipo la parrucchiera che ti espone Colway negozio, giusto? Esatto. Io posso mettere il mio link, Susanna Nardini, Colway. La parrucchiera può comprare e utilizzare i prodotti, però non venderli direttamente, cioè non esporli da venderli, no. Solo da esposizione. Co tu się dzieje takiego? No tłumaczą sobie właśnie, jak to wygląda w praktyce, że ja mogę, jakaś moja córka otwiera centrum estetyczne, kupuje produkty, ale ona je używa, nie wystawia na wystawie do sprzedania. Oczywiście to jest dozwolone, tak. Mi dicono che sarebbe utile vedere, nel dashboard se sono arrivati ordini nuovi da clienti in quel periodo di calcolo. Byłoby wygodnie dla nas móc zobaczyć w okresie rachunkowym, czy są nasi partnerzy aktywni. Sì. Clienti o partner che hanno fatto l'ordine. Cioè, zrobili zamówienie. Prima di attivarmi. Zanim Cinzia decyduje, w tym okresie chce być aktywna, żeby mogła zobaczyć, czy jej partnerzy... No ale to jest teraz, to jest to możliwe do zobaczenia w raporcie. Już można zobaczyć? To cały czas można zobaczyć. Sempre.
jest, jeżeli wejdziecie do raportu aktywności, znajdziecie. Sul raporto attività. Możecie każdą osobę w strukturze generacyjnej. Ogni persona nella struttura generazionale. Sprawdzić, czy ma zamówienie w danym okresie. Ale intendiamo sul dashboard, dove ci sono quei riquadri appena entri nella. On dashboard? Sì, chcecie mieć taką informację w dashboardzie? Konkretnie, proszę konkretnie jaką informację w dashboardzie? Czy nasi partnerzy klienci dokonali zamówienia? No, ale ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem tego pytania, dlatego że dashboard... Nie jestem może w stanie wytłumaczyć. La prima, perché ja może wam pokażę. Pokażę wam, co to jest dashboard. Ale bo mówi, ona otwiera swój sklep wertykalny. I chciałabym mieć od razu informację gotową, czy ktoś z jej klientów dokonał zamówienia i partnerów. Me la apro, vedo che due clienti in quella settimana di periodo di calcolo mi hanno fatto loro. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Co tu masz? Per capirsi bene, vediamo adesso accende per vedere se va bene, se fermata. Dashboard to jest to miejsce. Ecco. Dashboard to jest to miejsce. Na które trafiamy zaraz po zorientowaniu. Punti di gruppo. I tutaj są podstawowe informacje o naszej działalności. Ecco la pagina dove ci sono le informazioni. Proiezione attiva adesso. Punti di gruppo. I tutaj możemy wyświetlić wszystkie informacje. E qui possiamo vedere tutte le informazioni che ci interessano. Ale w formie bardzo ogólnej. Però nella forma molto generale. Jeżeli potrzebujecie szczegółowych informacji. Se avete bisogno di informazioni molto più particolari, particolari. Należy wejść tutaj do dobbiamo entrare lì, struttura. Struttura generazionale. Struttura. I tutaj możemy sprawdzić wyniki wszystkich osób, które mamy. Ecco dove si vedono tutti quelli che cosa fanno. Tutaj widzimy wszystkich naszych partnerów. E vediamo tutti i nostri partner. Tutaj widzimy, czy ta osoba jest aktywna, czy Monika Sironi. Vediamo se la persona attiva. Czy jest aktywna? Ecco, se è attiva. Czy posiada biznes status? Se posiada già un business status. Możemy sprawdzić również tutaj w profilu possiamo jej dane, zadzwonić do niej. Profilo, abbiamo tutte tutaj możemy rozwinąć całą jej strukturę. Qui c'è tutta la struttura della Monica. I tutaj mamy szczegółową informację o strukturze Moniki. E c'è una informazione particolare, precisa? Ilość zarejestrowanych klientów. Ecco quanti clienti. Ilość zarejestrowanych partnerów. Partner. No i inne informacje o strukturze. Natomiast w sekcji biznes nella parte business widzimy, czy ta osoba zrobiła zamówienie, więc te informacje są. Subito se ha fatto un ordine. Trzeba tylko umieć z nich korzystać. Znaczy, c'è tutto importante sapere come muoversi. W raporcie znajdziecie jeszcze szereg innych informacji. Ci sono tanti altre informazioni. Które znajdują się w tej strefie struttura. Che ci sono sempre sotto la voce struttura. No myślę, że potrzebne jest... There is all. Aha. Tam jest wszystko. C'è tutto. Riquadro, scusate. Wejdźcie proszę na stronę. Avete già le previsioni per aprire il mercato brasiliano? Ci sono plany, żeby wejść na rynek brasilijski? Wyjaśnię wam, jak to wygląda. A ci spiegherà come funziona. W Unii Europejskiej prowadzimy działalność bez żadnych ograniczeń. Non ci sono limitazioni della nostra attività. To jest niezwykle proste. È molto semplice. Kiedy robicie zamówienie? Voi fate un ordine. My je natychmiast to zamówienie przesyłamy do naszego partnera. No i lo mandiamo, insomma, al nostro partner. W całej Unii bez problemu wysyłamy. E possiamo mandare in tutta Unione Europea senza. Ponieważ w Unii panują jednolite przepisy. Perché ci sono le regole, le leggi. Unifikowane. Unificati. Dotyczące handlu wewnątrz. Come può funzionare il mercato all'interno dell'Unione Europea? Natomiast jeżeli chcemy prowadzić działalność poza Unią Europejską, se vogliamo andare fuori dall'Unione Europea, to już nie możemy wysyłać z naszego magazynu w Polsce. Non possono più mandare le cose dal magazzino in Polonia. Tylko w kraju, w którym chcemy prowadzić działalność, musimy otworzyć. Ma nel paese dove vorrebbero svolgere attività, dovrebbero aprire un magazzino. Niezależny biznes. E proprio aprire un business indipendente. Tak się również dzieje z krajami poza Schengen. E così è anche con i paesi oltre l'Unione Europea. Dla przykładu. Per esempio. Z Bułgarii. La Bulgaria. Musieliśmy otworzyć magazyn. Hanno dovuto aprire magazzino. Musieliśmy wyszkolić personel. Hanno dovuto addestrare personale. My wysyłamy do Bułgarii dużą paletę towarów. Mandano
tanto materiale z mojej Bułgarii. A nasi partnerzy bułgarscy? I partner Bułgarii. Pakują paczki i rozsyłają już. Preparano i pakiety z miejsca, no preparano tutaj mandano. I do swoich partnerów. A i loro partner. W tej chwili prowadzimy rozmowy. E adesso ci sono, chyba stanno parlando, stanno discutendo. Z Nigerią. Con la Nigeria. Z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Costa d'Avorio. Z Norwegią. Norwegia. Ze Szwajcarią. Svizzera. Ze Stanami Zjednoczonymi, anche Stati Uniti, z Kanadą, Canada, z Wietnamem, Vietnam, i z Chinami. Anche Cina. Se vuoi, Turchia io. Turchia. Okej, chcę wam powiedzieć, jak to wygląda. Vi dirò come funziona. Zgłasza się do nas osoba, arriva una persona, która mówi, chce mieć przedstawicielstwo wasze w Wietnamie. E dice, vorrei rappresentarvi in Vietnam. Otrzymuje od nas informacje dotyczące tego, co musi zrobić, jakie warunki. Riceve che cosa deve fare per poter avere questo diritto. Po pierwsze, primo, musi sama wprowadzić te produkty na rynek, czyli soprattutto deve lavorare in prima persona portare quei prodotti sul mercato. Do przepisów fiscalno-celnych w danym kraju. Perciò rispettare tutte le leggi che riguardano distribuzione dei prodotti in quel paese. Po drugie, musi dysponować pomieszczeniem, gdzie secondo, będzie otwarty magazyn. Deve avere un posto idoneo per un magazzino. Po trzecie, musi dysponować personelem. Deve avere il personale. Co dajemy w takim razie my? E noi che cosa le doniamo? W tym wypadku działamy tak samo, jak działa McDonald's. E un po' come McDonald's. Czyli prowadzimy działalność w oparciu o franchising. Franchising. Osoba, która jest naszym przedstawicielem. Persona che è nostro rappresentante. Otrzymuje wyłączność. Riceve chiaramente la unicità. Bardzo dobre ceny. Prezzi perfetti, molto buoni. Które gwarantują jej zyski, jeżeli prowadzą działalność w miarę rozwoju. La garanzia chiaramente di avere guadagni idoni. Otrzymuje nasz brand i całą reklamę. A tutto, diciamo tutto che la logistica. Również wsparcie w zakresie produkcji materiału. Anche sostegno per la produzione per creare materiali. Ale jest niezależnym przedstawicielem, niezależnym partnerem. Però è un, da una persona dal punto di vista finanziario indipendente. Który prowadzi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek. E fa un'azione. Więc jeżeli nie pytasz o Brazylię, jeżeli nie pytasz o Brazylię. Però cioè purtroppo in Brasile è vietato la vendita piramidale. Nie można w Brazylii sprzedawać w sposób piramidalny, jak sprzedawać. To nie jest wcale prawda. No nie proprio così dice Brasile. Ponieważ znam kilka firm, które sprzedają w Brazylii. Perché conosce qualche firma che vende in Brasile? Mój znajomy. Suo conoscente. Który we Włoszech ma jedną z największych firm, która produkuje granulat do produkcji podeszew, spodów obuwi. Otworzył biznes w Brazylii i sprzedaje w systemie MLM obuwie. Vende proprio nel sistema, come si chiama? I potrafi, buty. Ale po co? Więc jest to możliwe, ale nie rozmawiajmy o tym. Sì, però non vuole. Osoba, która chciałaby w Brazylii, proszę o zgłoszenie po prostu. No, vende piramidale. Piramidale. Non può vendere piramidale. MLM. Ma il nostro non è piramidale, il nostro network. Sistema è network. Non è piramidale, i sistemi piramidali innanzitutto sono illegali in tutto il mondo. Questo è network. Questo è network, è diverso. Network. Of course. Se ad esempio un mio da online. Se una mia prima linea, una mia da online, decide di aprire in Brasile, okay. Lei che è sotto di me, oppure un'altra persona, mio partner decide di aprire in Brasile, io ne trago dei guadagni oppure no? Cinzia, ma stego profit? To jest bardzo ważne, bardzo dobre pytanie. Ottima domanda. Nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie w tym momencie. Non riesci rispondere in questo momento. Wszędzie tam, gdzie decydujemy się na to, aby otworzyć nasz biznes, jest to możliwe, aby podłączyć ten kraj do naszego systemu. Allora, in qualunque paese decidano di aprire il business e collegare al Colway. Tak na przykład jest teraz w Bułgarii. Per esempio in Bulgaria. A jak wam powiedziałem, jest to pierwszy kraj, gdzie zdecydowaliśmy się na otwarcie magazynu oddalonego. Che hanno fatto proprio il magazzino allontanato. Oczywiście te osoby, które ovvio che le persone che hanno facilitato, diciamo, apertura, hanno inserito. Mają w swojej strukturze, czyli poleciły tych bułgarskich partnerów. Okay. Mają od tego normalnie procent wynikający z naszego planu finansowego. Hanno una percentuale dal piano finanziario all'interno di Core International. Ale są takie rynki egzotyczne. Però ci sono certi mercati esotici. Gdzie pewnie się nie da.
Ale nie wiem tego, nie potrafię ci teraz odpowiedzieć. My chcemy prowadzić działalność głównie tam, gdzie można podłączyć kraj do systemu. Jesteśmy zainteresowani głównie rynkami takimi i mercati ucywilizowanymi. Come un franchise. Però io non sono un franchise. Io sei per esempio. Quindi io se per esempio ipotizziamo lei. Ale posłuchajcie, Filippina. Wiecie co, dobrze, skończmy może już to rozważanie o tej ekspansji na świat. Ale non vogliono espandersi nel mondo, ecco. Bo mam takie wrażenie, że chcecie szukać diamentów po świecie, najpierw przekopcie własne ogródki. Allora, prima di cercare diamanti oltreoceano, one tu są! Wystarczy być łopatą. I know, but Filippina, Brazil, Turkish, Marocco. Najpierw Europa, oczywiście. Prima Europa, dopo parliamo. A skoro tak bardzo kochasz Brazylię, ma visto che ami così tanto Brasile. Ma in Europa też jest taka mała Brazylia. Jest w Europie taka mała Brazylia. C'è in Europa una piccola Brasile. Nazywa się Portugalia. I wiesz co? I bardzo ci zapraszam, bo... Perché stranamente avrei più capacità. W Brazylii oczywiście mając więcej znajomości między korzenie, tam możesz o wiele więcej zdziałać. Oczywiście, że tak. Nie wiem. Dobrze, jeżeli chcesz, napisz do nas e-maila, opiszemy ci, jakie warunki musisz spełnić. Monika. Domanda, pytanie. Czy ona może wprowadzić do Colo International swoją rodzinę z Codice, którzy mieszkają w Brazylii? No my im nie wyślemy to. Ale nie... Nie wyślemy tam towarów. Cioè, tu puoi inserire chi vuoi, però loro non sono in grado di mandare prodotti. Adesso in włoskim, tak. Jeżeli con il diritto italiano, sì. Cioè, tu puoi far venire tutto a te in Europa. Musiałabyś wprowadzić tych znajomych z adresem włoski i sama wysłać im powrót do Brazylii. A però dovrebbero, trzeba by adresu włoskiego. Tak. Muszą mieć adres w ciebie w domu. Wysyłanie. Devi andare. Jeszcze raz. Wysyłanie do nas towaru. Wysyłanie przez nas towaru poza Unię. Poza Unię. Wiąże się z przepisami celnymi. To jest zupełnie inna operacja logistyczna. Send me email. Pytanie jest. Czy będzie aplikacja na komórkowy telefon? Będzie. Czy będzie aplikacja na komórkowy? Będzie taka aplikacja. Będzie taka aplikacja. Widzisz, uciekacie. Będzie taka aplikacja. Ci sarà una applicazione così. I to w przyszłym roku. L'anno prossimo. Sempre tutto l'anno prossimo. Widzę, że uciekacie już powoli. Vede che stiamo scappando, qualcuno scappa, si salva. Rozumiem, bo jest już późno. Si capisce che si è posłuchajcie, wszystkie pytania, które macie. Ogni domanda. Proszę kierujcie bezpośrednio do Cinzia. Mandate direttamente alla Cinzia o Isabella. O Isabella. Albo do nas, od razu do nas. O direttamente a Bernard. Office małpa, office@colointernational.com. office@colointernational.com i my wam na te pytania odpowiemy na pewno. Zależy mi również na tym, że jeżeli macie jakiś pomysł, coś wam się nie podoba, to piszcie nie tylko o tym, to jest złe. Non scrivete solamente e non funziona, non va bene così. Ale piszcie o tym, mam pomysł, jak to udoskonalić. Ma scrivete, guardate, ho un'idea. Possiamo fare così qualcosa, una creatività e una produttività, una positività, un po' come ha detto Eva durante... Możemy się tak umówić? Czy możemy się tak umówić? Possiamo accordarci così? Sì, sì. Grazie. Abbiamo... Jest zgoda.
Słuchajcie, ja chciałem jeszcze z tego miejsca wam wszystkim podziękować. Una cosa ancora, scusate. Vuole ringraziare presidente. Za to, że spędziliście całą sobotę z nami. Che ci avete dedicato un sabato intero. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Vi sono molto riconoscenti. A teraz chcieliśmy zaprosić tutaj jeszcze osoby, które z nami organizowały. I anche le persone che hanno organizzato, che hanno partecipato. Izabela z Rada Moniką. Izabella. No i Monika. Monika, che è stata di grande supporto. Mamy dla was upominki. Dziękuję ci, Incja. Grazie. Dziękuję. Comunque intanto io mi permetto di dirvi grazie. Dziękuję Izabella. Grazie a voi, grazie anche a io. Ragazze, è un nuovo inizio, secondo me. Oggi è una giornata bellissima per un nuovo inizio. E io ci credo e vi dico che io dopo 10 anni o di più sono andata per la prima volta dalla parrucchiera e che mio marito non mi ha riconosciuta. E poi voglio dirvi ancora una cosa. Allora, io ci credo che i presidenti faranno film e che noi ci contiamo, perché io li guardo tutti i martedì, li guardo tutti i mercoledì e mi gaso mentre guardo anche le coach che lavorano tutti i giorni. Cioè, ogni persona in qualunque momento può partecipare in questa conferenza, scrivere qualunque domanda, qualunque dubbio, come utilizzare i prodotti, dove metterli, come mangiarli, spalmarli, cioè qualunque cosa, qualunque domanda. Purtroppo è in polacco, però io ve lo dico. Noi lo faremo, sono sicura che arriveremo anche lì, però per adesso sono d'accordo con la Cinzia, che io spio tutte queste cose che loro fanno e che dicono, io lo trasmetto chiaramente sempre alla Cinzia e noi non resteremo indietro neanche fino a dicembre. Esatto, cioè, strada facendo, poi per qualunque cosa, qualunque domanda, ben volentieri, in qualunque momento. Ma perché lo sapete. Anche, diciamo la verità, povera donna. Sì, no, allora, ci vuole la collaborazione. Perché poi comunque lavoriamo, cioè adesso non sono le risposte che dà le altre, teniamole. Sì, teniamola conto perché come avete visto sulla pagina c'è tutto, ci vuole un attimo di pazienza, io mi sono vergognata perché anche i prodotti sono tutti spiegati bene, ma non solamente, anche il procedimento, cosa devo fare, cosa non devo fare, perciò se una persona continua, e ridevamo con la Cristina, a rifare la stessa domanda, è persona da lasciare. Cioè vuol dire che veramente non è interessata e ci vuole questa chiarezza come Eva ci ha oggi insegnato, tagliare, disconnettere. Allora chi vuole veramente conoscere i prodotti e utilizzarli lo fa e dedica il tempo, perché ci vuole il tempo, da solo non si fa. Chi non vuole regala a qualcuno prodotti e chiuda, perché se no ruba solamente il nostro tempo. Calma. Sì, perché la prossima volta. Siete una bravissima squadra e io vi auguro tanto coraggio e grande forza. Arriverete dove volete, voi, non altri. Io vabbè, vi ringrazio come sempre. Anche nell'organizzazione di questa giornata ringrazio soprattutto Monia che mi è stata di grande aiuto. Grazie mille, grazie. E comunque mi sono resa conto proprio nell'organizzare questa giornata che la mia è veramente una grande squadra, perché ci siamo tutti quanti movimentati. Monica, che è una mia prima linea, ha fatto la traduzione, quindi ha fatto la traduttrice simultanea per noi e per me è stato molto bello, è stata molto brava, è stata molto. Monica, che diciamo era un po' nel settore dell'organizzazione degli eventi, mi ha aiutato a trovare il posto e a organizzare questa giornata. Diciamo che ognuno di noi della mia squadra ha messo il suo contributo a questa giornata, quindi vi ringrazio davvero perché io da sola non ce l'avrei fatta. Grazie. Una cosa solo perché mi sono affezionata al microfono. Però sapete che cosa mi irrita veramente? Allora mi irrita quando vedo sul WhatsApp messaggini. Loro non hanno fatto, loro non hanno mandato, loro non ci hanno avvisato. Allora, non sono loro, siamo noi. E questa è la cosa fondamentale, perché loro ci hanno dato
delle attrezzature, che la mia zappa, il piccone, la mia vanga. Poi siamo noi che dobbiamo utilizzare, che non vuol dire non dire che c'è qualcosa che non va, però buttiamo via loro, siamo noi. Perciò se Colby International funziona, siamo noi, se non funziona, siamo sempre noi. Passo il microfono. Grazie ai presidenti che sono venuti, perché sperano tanto in noi, ragazzi, quindi non dobbiamo mollare, perché altrimenti davvero ti curaccia. No, vi prego, perché davvero, cioè, si sono resi disponibili quando sono andata a Ossa, ho detto le nostre difficoltà e loro si sono offerti per venire oggi. Io li ho presi in parola, ne abbiamo parlato tutti insieme, loro sono venuti, nonostante in Italia siamo ancora comunque troppo in pochi, ed è, e voi lo sapete. Nella mia struttura ci sono iscritte, vabbè, ormai 250 persone, e non sono poche, però diciamo attive la metà, direi circa, però sono fiduciosa e so che possiamo fare molto molto meglio. Pensate a ognuna di voi, visto che abbiamo questa settimana di promozione, io vi inviterei a darvi un obiettivo. Cioè, oggi è sabato, ok? Entro venerdì, quante persone posso iscrivere? A quante persone voglio dare l'opportunità di comprare i prodotti con lo sconto e di avere il gold a un euro? Che è un'occasione veramente unica. Diciamo, prendete questo obiettivo, però, e perseguitelo finché non lo raggiungete, come ha fatto Monica. Lei aveva deciso che voleva comunque queste persone iscritte, ha fatto di tutto, l'ho fatto anch'io, cioè io ho fatto ordini tutti i giorni per delle persone perché non erano in grado di capire come funzionasse la prima volta il sistema. Ho preso io, ho creato le password, ho iscritto, ho creato DD, ho fatto tutto, ho mandato alla fine la fotografia a loro dell'ordine per fare il bonifico, l'hanno fatto. Quindi all'inizio può succedere che bisogna fare queste cose, però aiutate le persone e vedrete che poi comunque sarete contente. Quindi fissatevi un obiettivo da qua a venerdì, possono essere anche solo 5 persone, ma che saranno 5, però devono essere 5, non 5 però ma quella non vuole, no, 5 devono essere, 10 e devono essere 10, però vi voglio vedere decise. Brava lei! Grazie, grazie.